ALB. Radioattiva. 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 RLB Radioattiva e qui Cosenza.it presentano Feste di Calcio. Buon sabato e bentrovati a questo nuovo appuntamento con la nostra rubrica di approfondimento sportivo, Teste di Calcio. Allora, e questa mattina partiamo subito con la nostra rubrica, lo facciamo come di consueto partendo dal Cosenza Calcio. Un Cosenza impegnato oggi pomeriggio al Romeo Menti di Castellammare contro la Juve Stabia, una sorta di lupi nel nido delle vespe, vero Marco Garofalo? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, verissimo, verissimo. Allora, siamo alla settima giornata di campionato, lo ricordiamo. Rosso-blu reduci dal prezioso ma sofferto e meritato successo della settimana scorsa contro l'ex, a questo punto, capolista casertana, affrontano una gara difficile. Difficile perché ci sono diverse insidie e il perché è presto detto. Si affronta una squadra in crisi nera di risultati. Solo 3 punti all'attivo, frutto di una vittoria, un pareggio e 3 sconfitte. Terzultimo posto in classifica, sconfitta della settimana scorsa 2-0 a Martina Franca, che è costato l'esonero al tecnico Salvatore Ciullo, proprio l'ex tecnico del Martina Franca. Ecco, insomma, un passaggio. Si è vendicati. Al suo posto in settimana è stato presentato Nicola Zavettieri, calabrese di merito Portosalvo, ex allenatore dell'Aquila. È una partita difficile, Roselli sa bene, da vecchio volpone qual è, sì. Non si fida, e lui l'ha detto ieri in conferenza stampa: preferisco affrontare squadre che vincono e non squadre che perdono. Sono con l'acqua alla gola che perdono, e Cosenza ne sa qualcosa. Ieri, quindi dicevamo, rifinitura al Mars sul sintetico, perché oggi si gioca su un terreno sintetico. Roselli ha parlato della Juve Stabia, della difficoltà di questa gara e anche poi degli infortunati. Allora, partiamo con la prima clip, che riguarda proprio l'approfondimento sulla gara di questo pomeriggio. Anche la Juve Stabia ha qualche assenza, ma secondo me ha una rosa importante, una rosa di alto livello, data dai calciatori che ha. E sta facendo non bene, le cose gli stanno andando male. Ho visto parecchie partite della Juve Stabia con la Casertana stessa, doveva vincere e poi invece ha perso. È normale che quando le cose non vanno bene c'hai anche un po' di sfortuna. E comunque io conosco molti giocatori, anche loro, ripeto, sono con una rosa abbastanza ristretta in questo momento come noi, però tutti i giocatori di grandi qualità che possono veramente fare bene, li ho visti giocare molto bene. È una squadra da prime 6 o 7 posizioni, è normale, sono partiti male, hanno cambiato allenatore, sono momenti difficili per loro, ma io, come ho detto la settimana scorsa, preferirei sempre giocare con squadre che la domenica prima vincono, non quelle che perdono. Visto che noi abbiamo vinto e loro hanno perso, è una partita sicuramente più difficile del previsto. Hai visto? Sì, questa sua, come dire, fa questa valutazione Roselli, molto interessante. Sì, la serve davvero testa, concentrazione, non sbagliare nulla. Cosenza che è partito, lo dicevamo ieri, per la campana senza Ciancio e Caccette. Allora, se per il difensore del Cosenza, diciamo, ci sono buone possibilità di recuperarlo per il match di domenica prossima contro il Matera, la situazione per Caccetta si fa problematica, perché il calciatore continua ad avere questa sciatalgia alla schiena che poi sta preme sul polpaccio, preme sulla gamba. Bravissima. E addirittura si parla di altre 3 o 4 partite. Quindi, e poi anche di una sorta di riabilitazione, avevo capito più o meno. Quindi, insomma, sì, anche è perché lunga, è la purtroppo quinta partita consecutiva che salterà, poi se ne aggiungeranno altre 3 o 4. Quindi situazione difficile. Sentiamo Roselli sulla situazione infortunati. È una cosa proprio particolare questa di questa protusione discale, che gli infiamma i nervi del rosciatico, che il problema ha il polpaccio, che non ha forza questo polpaccio. Per ora stanno facendo un po' di tutto, tempi di recupero mi auguro che, se è come pensiamo tutti, con cure che sta facendo eccetera, salterà altre 3-4 partite. Ti dispiace soprattutto per Caccetta, perché già questa domani sarà la quinta partita che salta, e oltre a un discorso proprio di qualche partita e si allungano i tempi anche di recupero dal punto di vista della condizione fisica, dunque questo ci preoccupa un po', speriamo di riaverlo il prima possibile. Ciancio invece ancora non è a posto questa caviglia, questo legamento, e speriamo sia pronto per domenica prossima. Allora, incrociamo le dita per Capitan Caccetta. È un peccato, anche perché il centrocampo del Cosenza, ben sostituito da Fiordilino, che sta facendo davvero cose gregge questo giovane calciatore del Palermo. E Roselli poi è tornato sulla gara di domenica, sulla bella vittoria contro la Casertana, soprattutto nel secondo tempo, una vittoria voluta, isperata per molti dopo la fine del primo tempo. 1-0. Ecco, per l'allenatore del Cosenza, qual è stata la chiave tattica del successo? Noi abbiamo rivisto la partita, è stata una buona partita anche il primo tempo, molto buona. Il secondo tempo c'è stata una partita
partita nella partita, cioè soprattutto nei primi 20 minuti ci sono stati capovolgimenti di fuori continui, cosa che non mi è piaciuta molto perché abbiamo rischiato di prendere il secondo gol e a quel punto poi sarebbe diventato un problema. Paradossalmente però è andata nel modo giusto, nel senso che la Casertana soffre ancora di più questi capovolgimenti perché ha una squadra un po' compassata, di grandi qualità tecniche, ma che fanno fatica a rimettersi a posto la Casertana perché ha giocatori di grandi qualità tecniche ma meno rapidi di altri, no? E questo paradossalmente ci ha avvantaggiato e ci ha permesso di costruire più di un'occasione da gol e alla fine anche di meritare di vincere. Però è stata una partita con dei rischi che secondo me io non vorrei che corressimo noi, perché ci sono state delle ripartenze in superiorità numerica della Casertana pericolosissime che potevano chiudere, come ho detto, la partita. Paradossalmente ci ha avvantaggiato perché loro sono meno bravi di noi a leggere questo tipo di situazione. Però bisogna stare attenti e non perdere la testa, perché per rimontare andarsi a scoprire bisogna fare le cose nel modo giusto, e onestamente la differenza l'ha fatta la voglia di raggiungere il risultato che nei nostri giocatori domenica è stata fantastica. E fin qui mister Roselli. In settimana, martedì, alla ripresa degli allenamenti, ha parlato sì. Pari De Pinna, all'ex difensore del Meffi, che ha disputato contro la Casertana la migliore partita con la maglia del Cosenza. Abbiamo chiesto un giudizio sul campionato in generale, che vede lassù in cima squadre non proprio accreditate alla vigilia, e poi abbiamo chiesto un giudizio ovviamente sulla partita contro il Vestabia. Sentiamolo. Questo è un campionato duro che ha dimostrato comunque che non è facile con nessuna squadra. L'Andria ora sicuramente sta meglio delle altre squadre, si trova prima in classifica anche per quello, comunque ha solo una squadra grintosa che ha dimostrato ora come ora di meritarsi di stare lì in cima. Poi naturalmente c'è il Catania che è partito con la penalizzazione, altrimenti sarebbero stati loro primi in classifica, che obiettivamente è la compagine più attrezzata. Però per il resto è un campionato che per ora non è da sottovalutare, non bisogna sottovalutare nessuna squadra. Comunque andiamo a incontrare un'altra squadra blasonata che è uscita da una brutta sconfitta. Ci giocheremo le nostre carte, consapevoli dei nostri mezzi e cercando di riconfermare quello che abbiamo fatto vedere in casa, perché comunque la maggior parte dei punti finora l'abbiamo raccolti in casa, bisogna anche raccogliere punti in trasferta per dire la nostra in questo campionato. Allora, prima di chiudere questa prima parte, due notizie velocissime. La gara la Lega Pro ha reso noto il programma delle gare della nona giornata del campionato e il Cosenza sarà impegnato a Pagani sabato 31 ottobre alle 17.30. Sarà la quinta partita consecutiva che si gioca proprio alle 17.30 come oggi. La seconda notizia riguarda la Coppa Italia di Lega Pro. Il Cosenza, che è detentore del titolo, lo ricordiamo, vinto lo scorso anno, il Cosenza scenderà in campo nei sedicesimi di finale e affronterà la vincente di Lecce Matera. Per ora è tutto per quanto riguarda casa Cosenza, tra poco parleremo della Juve Stabia. RLB Radio Attiva e qui Cosenza.it presentano Teste di Calcio. Ben ritrovati all'ascolto con il nostro appuntamento del sabato con Teste di Calcio a cura di Marco Garofalo. Fino ad ora siamo stati in casa Cosenza, in primo piano c'è sempre la gara tra Cosenza e Juve Stabia, esatto. E ora con Marco entriamo proprio in casa Juve Stabia. Sì, esatto, allora passiamo alle Vespe, quindi ai campani. Abbiamo detto sostituzione, quindi cambio di allenatore, via Ciullo. Arriva Zavettieri, il tecnico di merito Porto Salvo. Allora, ieri ha convocato 18 calciatori, è stato recuperato Migliorini in difesa, ma continua l'emergenza di infortuni. Spogliato. Davvero, esatto, davvero falcidiati. Mancheranno Ripa, Bombaggi, Derisio, Maiorano e in più lo squalificato Nicastro. Quindi, allora, Zavettieri sembra intenzionato a proporre una squadra rivoluzionata dal punto di vista tattico. Perché? Perché sia con Ciulli sia con Pancaro lo scorso campionato si giocava con il 4-3-3 o il 4-4-2 e il tecnico sembra intenzionato a giocare con il 3-4-3, quindi sfruttando molto le corsie laterali. È difficile perché comunque viene da una serie di risultati negativa, non è facile cambiare modulo. Sì. Esatto, dobbiamo quindi vedere come la squadra reagirà. E l'erede di Ciullo, presentata alla stampa, ha parlato del momento, di cosa servirà alla squadra per risalire la china. Serve unità di intenti, stare uniti, ha chiamato a raccolta il pubblico per oggi, prezzi popolari, quindi si prevede tanta gente. Fluenza, sì. Sentiamo cosa ha detto Zavettieri.
Ci tengo a precisare che quando il direttore mi ha chiamato ero veramente entusiasta, perché ritengo Castellammare una piazza importantissima e credo che anche la storia della società, come dire, lo testimonia. Sono passati grandi allenatori da qua, lo ritengo un po' un esame di maturità e quindi ci tengo a far benissimo. Ringrazio il direttore, ringrazio il presidente e l'invito che faccio a tutti quanti adesso è di guardare avanti, di resettare tutto. In questi due giorni ho avuto modo un po' di conoscere più da vicino le caratteristiche dei giocatori in relazione a quello che può essere il mio pensiero, e da oggi inizieremo a preparare la partita di sabato, che è la cosa più importante in questo momento. Allora, prima di passare al Catanzaro, abbiamo anche, lo sentiamo velocemente, un'intervista audio al direttore generale della Juve Stabia, Clemente Filippi, che ha parlato del momento poco brillante della squadra e non si è nascosto, anzi ha ammesso che i numeri in questo momento sono impietosi. Sentiamolo. Purtroppo nel calcio i numeri sono inesorabili, quindi adesso ci troviamo in una situazione di classifica che sicuramente nessuno si aspettava di avere finora dopo 6 giornate di campionato. Adesso la realtà dice che siamo lì, siamo nei bassi fondi e dobbiamo guardarci alle spalle. Adesso bisogna azzerare tutto, è vero che ci sono stati tanti infortuni, la fortuna comunque non ci ha dato una mano, però adesso è il momento di essere tutti uniti e cercare di partire da zero e di ribaltare questo inizio di stagione che comunque è stato molto negativo. E se il momento della Juve Stabia è difficile, lo è ancora di più quello del Catanzaro. È drammatico quello del Catanzaro, sì. Che davvero sta vivendo un momento della stagione pessimo. Ieri le dichiarazioni della figlia del presidente Cosentino, Jessica, che ha confermato il disimpegno da parte del padre. Dice: squadra in vendita da giugno, mio padre da solo. Chi la vuole se la prenda in qualche modo. Esatto, nel mio senso, padre da solo non ce la può fare. Allo stesso momento, quindi nel momento in cui parlava la figlia Jessica, la squadra si allenava e preparava la sfida. Sì. Di oggi pomeriggio contro il Martina Franca, che vale la panchina, cioè il tecnico d'Urso è all'ultima spiaggia, o vince oppure a va casa. Via, servono i 3 punti. Catanzaro ultimo in classifica con due miseri punticini, schiantato senza appello dalla gara col Catania, davvero una squadra remissiva e bruttissima. E del momento negativo ha parlato Incretoli, l'attaccante romano. Dopo la durissima contestazione dei tifosi ha detto: dobbiamo cercare di riacquisire fiducia in noi stessi il prima possibile. Sentiamo cosa ha detto l'attaccante. Simone Basso: siamo delusi, commettiamo degli errori banali e stupidi dove in allenamento non commettiamo. Noi diamo il 100% sempre. Un conto perdi la prima del campionato e dici vabbè, la prima, però già la sesta è dura rialzare la testa, però stiamo reagendo bene, il gruppo è compatto, ci diamo la carica tra noi stessi, quindi penso e spero di affrontare la partita di sabato con più serenità, anche se sarà molto difficile. E allora, prima di chiudere anche questa seconda parte, vi diamo le gare per la 7ª giornata che si giocano tutte oggi. Fidelis Andria Messina, Lecce Ischia Isola Verde, Lupi Castelli Romani Foggia, Catanzaro Martina Franca, Juve Stabia Cosenza, Paganese Acragas, Casertana Catania, Matera Benevento e Monopoli Melfi. Comanda la matricola Andria con 12 punti, davanti a Casertana e Benevento con 11, Messina e Acragas a 10, Cosenza, Paganese e Ischia sono a 9, lo ricordiamo, il Catanzaro chiude con 2 punti. Tra poco parleremo della Serie D Girone I. RLB Radio Attiva e qui Cosenza.it presentano Seste di Calcio. Ed eccoci ritrovati per questa terza e ultima parte del nostro consueto appuntamento del sabato con Teste di Calcio. Finora abbiamo parlato della Lega Pro, Cosenza, esatto, e Catanzaro. Adesso domani pomeriggio ci sarà anche il turno infrasettimanale dopo il turno infrasettimanale disputato mercoledì torna in campo la Serie D nella 9ª giornata di campionato. Marco, dici un po' quelle che sono le gare di oggi e di domani. Scusa. Sì, lo so, tra turni infrasettimanali, sì, domenica, sabato, anticipi. È vero. Squadre di Lega Pro. No, perché noi oggi andiamo lì, poi invece domani gioca la Serie D. Vai, le gare. Sì, allora, partiamo prima con le gare delle squadre calabresi. Allora, Siracusa, SD Reggio Calabria, Frattese, Palmese, Rende, Gelbison, Vibonese, Agropoli, Vigor, Lamezia, Due Torri, Riposa e Roccella, perché lo ricordiamo, il girone I della Serie D delle calabresi in sovrannumero, quindi una riposa a turno settimanale. Ok, titoli, noi come ben sai scegliamo una squadra a settimana, quindi facciamo sentire un tecnico. Ovviamente la copertina non poteva che essere per la Palmese capolista, che ha vinto il derby infrasettimanale contro la Vibonese, e per i reggini sono i numeri a parlare e a dare davvero il valore di questa squadra. Quarta vittoria interna, pensate, la 22ª consecutiva allo Presti, quindi sono 5 in totale, ben 22 punti realizzati, primo posto insieme alla Cavese. È un organico di spessore che deve soltanto trovare convinzione fuori casa, dove ancora fatica qualcosina. E al termine della gara, abbiamo detto, contro la Vibonese ha parlato l'allenatore Salerno,
e ha parlato della vittoria e della squadra in generale. Sentiamolo. Beh, noi dobbiamo pensare alla salvezza. La classifica, sono contento perché siamo lì sopra, intanto, però la cosa più importante è che noi dobbiamo raggiungere un obiettivo che è quello primario, è la salvezza. Sapevamo che la partita era difficile, un'ottima Vibonese. Venivamo da una partita non tanto positiva perché abbiamo perso 4-0 a Siracusa, quindi non era facile psicologicamente affrontare una partita così perché loro venivano da una vittoria. È stato un po' difficile. Però sono soddisfatto del carattere e della voglia che hanno avuto i ragazzi, anche se loro in 10 alcune volte le partite con 6-10 si possono anche vincere. Questo qua era quindi Salerno della, il tecnico della Palmese. Passiamo a Rende. Allora, dopo l'esordio con i fiocchi e la doppietta di Papa nel derby, è successo un po' di tutto. Il reclamo dell'SD Reggio Calabria contro il giocatore Feraco, che non doveva giocare. Dalla sponda Rende dicono che il calciatore doveva scontare la squalifica nel campionato juniores e quindi non vale per la Serie D. Quindi vediamo che cosa succederà. Rende che poi è andata a perdere fuori casa contro il Noto, quindi situazione difficile. Reggio Calabria, la SD Reggio che continua a raccogliere solo delusioni, ha pareggiato in casa con il Massara 1-1, va a giocare a Siracusa contro una corazzata, quindi partita difficilissima, 7 punti in 8 gare, prestazioni allarmanti. E oggi un articolo sulla Gazzetta, si chiedeva il collega della Gazzetta, non era meglio un anno sabbatico, cioè rimanere fermi? Lo abbiamo visto con il Cosenza. In Serie D, poi ci sono i tifosi che non vogliono, meglio giocare. Infine Vigor Lamezia, allora il presidente del collegio di garanzia del CONI Frattini finalmente ha fissato per il 27 ottobre 2015 la data in cui si celebrerà la sessione d'udienza a sessioni riunite per quanto riguarda l'inchiesta di Dirty Soccer. Finalmente, nel frattempo la Vigor ha effettuato un blocco d'acquisti, comunque sta giocando in Serie D e domani farà, chi vorrà assistere alla gara dovrà pagare il biglietto, giustamente. Questa era per la Serie D. Io vi saluto, vi do appuntamento a oggi pomeriggio in live su quicosenza.it, tablet, smartphone, collegatevi, noi siamo in diretta lunedì, l'approfondimento sportivo, esatto, del lunedì con teste di calcio.